possiamo far venire Francesco Marino Mannoia e poi Marchese Mario. E allora Francesco Marino Mannoia sia condotto davanti la corte. Chi è lei? Marchese Mario. E un attimo, al momento vi verrà davanti la corte, va bene? Come? A momenti verrà davanti la corte. Venga davanti la corte, sia tradotto davanti la corte. Ho bisogno di farmi fare tutta questa strada perché sto male. No, deve venire qui. Vabbè. Che vuole dire qualche cosa? Sì, volevo dire qualche cosa, sì. Che cosa vuole dire? Signor Presidente, allo Stato non ho alcun motivo di confrontarmi con il signor Mannoia, in quanto le mie dichiarazioni sono state provate anche documentalmente e pertanto non intendo pronunciarmi oggi. Dunque il signor Mannoia è padrone di dire ormai tutto quello che vuole e non ho altro da aggiungere, signor Presidente. Comunque, guardi, la Corte ha disposto, va bene, il confronto. Il Francesco Marino Mannoia verrà qui davanti alla Corte e siccome il confronto è tra lei e tra il Marino Mannoia e lei, e tutto dipende da quello che è stato detto e dichiarato in queste udienze anche da lei, la Corte è qui per questo atto. Sì, se lei si rifiuta di... Se lei si rifiuta di sottoporsi, va bene, al confronto, verrà qui davanti alla Corte e in faccia al Marino Mannoia dichiarerà che non intende, no, atterrà l'atteggiamento che lei ritiene di dovere tenere. Poi la Corte tirerà le sue conclusioni. Quindi venga davanti la Corte. Va bene. Cosa vuol dire? E allora lo facciamo prima l'atto e poi voi potete fare tutte le conclusioni. Allo Stato va bene, facciamo l'atto, avvocato Morvino, poi lei dirà tutte le sue, farà tutte le sue deduzioni. Buongiorno. Buongiorno. Deve essere portato davanti alla Corte Marchese Mario. Che c'è? 12. Pare Marchese Mario avanti la Corte. Va bene. Facciamo il confronto e poi lei fa tutte. Mi lasci per favore condurre, va bene, il confronto a termine. Intanto l'atto è stato dalla Corte disposto e si deve eseguire. E poi lei fa tutte le sue osservazioni, le sue osservazioni. Di Marchese Mario. Benissimo. Si avvicini il microfono. Si avvicini, ecco. E lei pure, si avvicini. Marino Mannoia, lei ha fatto delle dichiarazioni che riguardano quel certo stallone di proprietà di Marchese Mario. A questo stallone ha fatto riferimento anche in quella sorta di memoria che mi è pervenuta all'udienza scorsa. Sì. Io ora mi scuso di non essere venuto. Il Marchese Mario ha contestato, sì, e ha negato che nell'anno 1980 ci potesse essere quello stallone da lei indicato, o che presumiamo appunto da lei indicato,
perché in quell'anno quello stallone, quell'immobile, quel caseggiato non c'era. Ora, lei vuol dire al Marchese Mannoia, al Marino, al Marchese Mario, scusate, Mariano io lo chiamo, Mariano, chi sia, vuol dire, va bene, al Marchese Mario, sì, quello che lei ha detto nelle dichiarazioni. Io posso dare più dettagliate, più cose dettagliate. Vediamo. Io in questo stallone, tanto per precisare, quanto concerne la mia deposizione fatta risalente al discorso di Giovanni Bontade, che mi ha detto che nel periodo che sono arrivati quei 200 kg di eroemorfina, che si parlava di 200 kg di morfina, 100 kg l'ho raffinata io, 100 kg è stata raffinata e si è preso, diciamo, l'impegno di raffinarla Giovanni Bontade, perché era per conto suo. Voglio precisare questo, che parliamo del 79, però in questa fase ho precisato che mi è stato detto da Giovanni Bontade. Sì, questo... Io mi sono recato, parte di quella eroina è stata anche da noi raffinata, perché il Bontade ci ha detto a noi che per motivi di urgenza e cose nello stallone non poteva essere ultimata, l'abbiamo raffinata noi. Il vero motivo principale era che era un po' celato, che poiché la nostra resa dell'eroina era superiore al 70% circa. Queste cose lei le ha dette. No, volevo arrivare. Volevo iniziare. La corte è interessata a conoscere, va bene, volevo iniziare fatto da questo stallone. Sì, mi scusi Presidente, volevo iniziare da questo per arrivare agli anni 80. Quindi quella situazione che ho detto mi è stata riferita. Io mi sono recato dallo stallone da Mariano Marchese negli anni 80, diverse volte, ma non andavo esplicitamente, esclusivamente a trovare lui per recarmi nello stallone, però sono andato più di una volta nelle occasioni a vedere anche lo stallone, perché in questo stallone lui tiene dei cavalli al pascolo, allo stato bravo. A volte qualche cavallo lo rinchiude in questo stallone. In una di queste occasioni che ci sono andato con Franco Adelfio, adesso non saprei precisare il periodo esatto, però è stato sicuramente verso la metà del 1980. È uno stallone a monte della casa del padre. Posso anche andare a fare il sopralluogo, come già l'ho indicato dall'elicottero. È uno stallone di circa 15-20 metri di lunghezza, una decina di larghezza, ha due porte che sono corrispondenti, ci sono delle mangiatoie. Per arrivare a questo stallone c'è una viuzzola un po' diciamo non facile praticabile. A monte dalla casa del padre possono distare un centinaio di metri. In quell'occasione io con Franco Adelfio, ribadisco, Mariano Marchese ci ha detto che c'erano i ragazzi che stavano lavorando, mi sono recato a salutare a Giovan Battista Pollarà e a Carlo Greco. In quell'occasione mi è stato detto che c'era anche come lavoratore, che aiutava a lavorare, Pietro Aglieri, di cui ancora non conoscevo io personalmente, fisicamente, l'Aglieri. Questo è quello che ho detto, lo ribadisco e lo confermo. Mi vuol descrivere questo stallone che lei ha visto dall'esterno e dall'interno? Come si presenta? Ho cercato di descriverlo. E me lo descriva di nuovo, se lei stallone, già fatto. Uno stallone in muratura, sì. Ci sono alcuni pilastri. Adesso io non è che l'ho frequentato nel senso che ci ho passato ore intere in questo stallone, quindi anzi i miei ricordi sono abbastanza, vaghi nel ricordare, però ci sono poi diverse finestre. Da dove si accedeva lei? Si accedeva dalle spalle, un po' più avanti, dalle spalle della casa del padre, che è un po' più in alto rispetto alla casa del padre, del sì, fratello e del Mariano. La copertura di questo stallone come... Ecco, era? Presidente, io non sono andato a guardare i particolari cose. Io mi ricordo perfettamente che è uno stallone che ha due mangiatoie laterali, è uno stallone che saranno 8-9 metri di larghezza,
8-10 metri, adesso non è che sono stato a misurarlo, è una ventina di metri di lunghezza, 18-20 metri di lunghezza. Questo è quanto mi ricordo. Sì, ma io le ho chiesto della copertura, non senza una ragione, perché sulla copertura appunto la Corte desiderava avere qualche notizia. Un altro particolare mi ricordo, che durante, successivamente a questo episodio, poi sì, Mariano Marchese, non so se devo chiamarlo Mariano o signor Mariano Marchese, il signor Mariano Marchese, dopo che è preso fuoco la raffineria di Villa Grazia di fronte a Giovanni Bontade, ha incominciato a intraprendere per conto, questo avevo dimenticato, non so se è verbalizzato, ma se non è verbalizzato lo aggiungo adesso, ha intrapreso una lunga attività lavorativa di raffinazione di eroina per conto di Stefano Bontade, e ci lavoravano Bruno Gentile, chimico, Salvatore Profeta, Callo Greco e Massalone. E questa è durata per tutto il periodo 80, quasi fino all'uccisione di Stefano Bontade. E una volta il laboratorio ha preso fuoco, questo è stato molto notorio e saputo da noi. Quale laboratorio? Questo laboratorio della stalla. Questo laboratorio? Sì, poi loro si servivano dei cavi portabili, cavi di luce portabili. La prendevano da giù. Ecco, io non mi informavo dei particolari perché non erano cose che mi interessavano a me approfondire, perché in quel periodo avevo i miei lavori e non mi interessava approfondire. Che lavori aveva? Di raffinazione. Ero impegnato in altri laboratori. Lei nel 1980 ha detto di essere andato in questo stallone del Mariano Marchese. Quante volte? Io sono pronto a indicarlo. Quante personalmente sul posto. Quante Presidente? Volte? L'ultima volta, io parliamo del periodo 80, ci sono andato 3-4 volte. L'ultima volta che ci sono stato, ecco, parlando vengono i ricordi. L'ultima volta che ci sono andato, ma non ha niente a che vedere con la raffineria, è stata durante la mia latitanza del periodo che va dall'83 alla mia cattura dell'85. Mi trovavo da Mariano Marchese a casa di suo padre, che ci siamo seduti nell'ingresso principale che fa di soggiorno, ed è arrivato, ed ero io, Mariano Marchese, Ignazio Pullerà. Ed è arrivato Lucchese con mio fratello per portare la notizia che era stato strangolato Mimmo Frusteri per motivi che non riguardano questo processo. L'ultima volta che mi ci sono recato. Senta, l'immobile che lei dice ora di aver visto più volte nel 1980, sì. Che caratteristiche aveva? È uno stallone rudimentale. Che caratteristiche aveva, come si presentava? Una costruzione esistente da anni, una costruzione... Sì, una costruzione... Antica, una vecchia costruzione... Che risaliva sicuramente a un paio d'anni prima, non molti anni, ma un paio d'anni prima. Poiché a volte lui, quando finivano i cicli di lavorazione, lo usava come rientro di animali, cavalli. E nell'83, quando mi riferisco anche a questo particolare, che io mi sono recato a piedi a visitare anche lo stallone, c'era un cavallo puro sangue che era di Francesco Madonia, che lo custodiva lui. Parliamo di Francesco Madonia di Resuttano. In questo stallone? In questo stallone. Questo in quale periodo lei l'ha visto? Nel periodo della melatitanza 83-84. 83-84. Marchese Mario, lei ora ha sentito che Marino Mannoia... Lei qui presente le ha confermato quello che aveva detto, aggiungendo dei particolari. Come lei sa, alla Corte interessa il fatto dello stallone con un riferimento temporale. Ora lei vuol dire al Marino Mannoia quello che ritiene di dover ribattere sul punto? Io poco fa ci avevo detto che non avevo interesse a confrontarmi con il signor Marino Mannoia, in quanto lui comincia a dire sempre menzogne e bugie. E come io ho documentato, lo stallone è stato costruito nel 1981 e non come dice lui. E non come dice lui, signor Presidente, perché lui è un bugiardo. Lui queste cose gliele fanno dire. Lui li ha presi dai giornali, li ha presi dalle carte processuali prima ancora di farsi pentito, perché prima
Prima le ha lette e poi ora li sta dicendo. Vabbè, qua. Per ora lei, ma lei cosa ho per preso ora... Silenzio. No, cosa ho preso? Ci dica silenzio. Che si stia zitto, che non è neanche degno di parlare. Marchese, non dovrebbe neanche parlare. Marchese Mario, alla corte interessa... Che io non vuoi interrotto a lui quando parla. ...cogliere i particolari in ordine a questo stallone e al fatto temporale. Presidente, la prego è inutile di fare che io moderare, le ricordi, di fare moderare, sì, per favore, e, è inutile che io le ricordi che... Mentre Marino Mannoia asserisce che nel 1980 e verosimilmente nel 1979, anche perché lui parla di alcuni anni, forse anche nel 78, quella costruzione era realizzata e aveva le caratteristiche che abbiamo sentito, lei ha affermato che la costruzione invece sì. È stata realizzata nel 1981 sì. Con una interruzione di mesi sì. A seguito del suo arresto e poi una ripresa mesi dopo. Io le occhi l'ho invitata a ripetere in faccia al Marino Mannoia quello che lei ha affermato davanti alla Corte. Questo, su questo punto è il confronto. Non occorre decampare e fare affermazioni, va bene, che lasciano il tempo che trovano. Il punto preciso è questo. Lei ha detto in quel modo, lo ripeta in faccia a Marino Mannoia. La stalla è stata costruita nel 1981. Poi i lavori si sono interrotti quando è stato il fatto del blitz di Villa Grazia. E sono stati ripresi il maggio 82, dopo maggio 82, non mi ricordo preciso il giorno, ma dopo maggio 82. E ancora così non sono stati ultimati i lavori nella stalla, perché poi ci sono stati fatti dei cambiamenti, ancora, nella stalla. Cambiamenti in che senso? Perché nel 1900, come dice lui, che nel 1980 lui vede due mangiatoie, una mangiatoia ce n'era, nel quando? 1981, quando è stato costruito lo stalla, ne abbiamo fatto soltanto una mangiatoia. La seconda mangiatoia è stata fatta dopo. Vabbè, il dissidio è temporale, chiaramente. Va bene. E che lui dice che può indicare la stalla e che può indicare i posti. Senza dubbio che lui può indicare i posti. La stradella, come io ho spiegato alla Corte l'altra volta, era aperta. È inaccessibile ai privati. Non c'era cancello di nessuno. Noi vendevamo terreno edificato. Per villini, là venivano centinaia di persone a vedere i terreni per poterli comprare o non poterli comprare. C'è chi li comprava, c'è chi no, ma ne venivano centinaia di persone. Quante volte i bambini da casa correvano lassù perché c'era una macchina estranea e si andava a vedere che erano persone così che arrivavano là e si ci domandava che cosa desiderassero e dicevano no, siamo venuti per vedere se c'era terreno. Comunque nell'anno 1980 quindi lo stallone non c'era. Non c'era, signor Presidente. Non c'era. Va bene. E allora lei ha sentito quello che Marchese Mario ha detto e che sostanzialmente coincide con le dichiarazioni già rese alla Corte. Sì, Presidente. Io anzitutto le volevo dire poiché l'ultima volta c'è stato un confronto un po' spiacevole. La vorrei pregare di far moderare, va bene, perché Marchese Mario ha aderito e del resto è suo dovere. Sì, ma uno signor Presidente, mi scusi. Silenzio, per favore. Quando io uno sente dire questa infamità che dice lui non bene, può stare zitto. Però come si deve, malgrado tutto, si deve tenere senza dubbio che io una ho rispetto certa per compostezza. La cosa, va bene, andiamo avanti e superiamo questo problema. Sì. Sul quale non vorrei ritornare. Io a premettere che non andavo a cogliere lumache e neanche a comprare terreno. Lasciamo stare questo, più parlo e più... quanto riguarda che lui ha accennato e mi fa sorvenire dei ricordi Blitz di Villa Grazia, anche se non competono in questo discorso di stallone, anche lui era nel Blitz di Villa Grazia e si è fatto fare un certificato di compiacenza che era ricoverato. Come quanto riguarda alla scomparsa di Franco, di Federico, e delle, stiamo parlando del dello stallone. No, mi faccia dire queste cose per gentilezza. Per favore, avvocato Clemente, non interrompa. No, devo parlare. Scusate. Anche in quell'occasione, poiché il contorno asseriva che era stato di mattina, lui aveva l'alibi perché era bidello alla scuola.
mentre il discorso è stato dopo mangiare. Signor Presidente, durante, io non l'ho interrotto, lei Mariano Marchese. Dopo. Durante questa lavorazione, dopo aver avuto anche una confidenza fatta da Franco Delfio, nel senso che il signor Mariano si sottraeva, e appunto per questo motivo Giovanni Bontade ha voluto fare quel discorso che io completassi parte di quella droga, perché si aveva il presupposto che mancasse merci. Come infatti, dopo, quando lui lavorava per Stefano Bontade negli anni Ottanta, Franco Adelfio mi ha confidato anche, sarà una bugia, sarà una menzogna, a me non mi interessano queste cose, che poiché il Bruno Gentile e gli altri non dormivano nella stalla, nel laboratorio, la sera se ne andavano, lui si è fatto i cavoli suoi, si è arrangiato a fregarsi della eroina già fatta. Tant'è vero, poi ha lavorato molto tempo anche con Giovan Battista Pullarà. Gli domande che si sono comprate una grossa tenuta proprietà a Vittoria, lui e Giovan Battista Pullarà, se è intestata a lui o a qualcuno dei familiari non lo so. Quindi io non andavo a cogliere lumache, io lo conosco perfettamente, sia questo sia il laboratorio. Io non lo conosco, comunque, signor Mannoia, non lo conosco, signor Mannoia, l'ho conosciuto qua nel carcere e poi non l'avevo mai visto, signor Mannoia. In ordine... È inutile che lui insiste e legge le carte e poi dice, e i giornali, in ordine... è tutto quello che ci stanno facendo dire. Marchese Mario, in ordine a queste ultime cose... E lui dice quello che non è, signor Presidente. Risponda a quello che ha detto, queste cose che abbiamo sentite ora, lei le contesta? Sì. Non sono vere. Non sono vere. Non... C'è terreno a Vittoria. Va bene. Lei non però. Non c'è terreno a Vittoria. Ha terreno a Vittoria? Non c'è terreno a Vittoria. Non ha terreno a Vittoria. Vabbè, neppure i suoi parenti. Nessuno dei miei parenti. Senta, lei però non deve divagare, deve essere coerente, no, va bene. Perché mi ha detto che non mi conosce. Io ho posto, il confronto si svolge sul fatto dello stallone. Quello è l'argomento principale. Le ultime battute di Marchese Mario sono state che nell'anno 1980 quello stallone non no. Cioè, lei ha chiesto di voler dire qualche cosa in riferimento a questo particolare temporale. Ribadisco quello che ribadisce, detto, che nell'anno 80 invece lo stallone c'era. C'era, mi ci sono recato e confermo quello che ho detto. Con quelle caratteristiche che lei ha descritto. Non posso essere preciso a millimetro, Presidente, questo l'ho precisato prima di cominciare a parlare. Non è che io ho, diciamo così, controllato minuziosamente. Mi ricordo un altro particolare, che nei pressi dello stallone ci deve essere o uno o più masse grossi. Vabbè, i massi. Io sono pronto ad andare a fare. Sono un'indicazione. E Marchese Mario... Presidente, una sola domanda ci volevo fare al signor. Lei deve ci fare, deve domandare deve, se deve conosce. Parla direttamente lei. Signor Presidente, lui ha detto io faccio il bedello. Se sapeva quale altre attività io facevo. No, io mi riferivo al discorso del Blitz di Villa Grazia. Al discorso del Blitz di Villa Grazia c'è stato il fattore di certificato di ricovero di coma. E quanto riguarda la scomparsa di quelle, in quel periodo, perché faceva il bedello, poiché contorno diceva che era avvenuto di mattina, ha avuto la testimonianza di fattore che si trovava a fare il bidello. Poi le altre attività, io so solo quelle, che aveva dei cavalli, che li allo stato bravo, che li teneva nella campagna e a volte li racchiudeva anche nello stallone. E aveva anche un cavallo nell'83 di Francesco Madonia. Me l'hai detto, personalmente. Non lo conosco. A me non mi interessa niente andare a dire cose che non no, sono vere. No, ti interessa, e come ti interessa dire cose che non sono? Comunque, certo che ti interessa dire cose che non sono. Io quello che avevo da dire l'ho detto. Va bene, Marchese Mario, ha altro da ribattere, va bene, a quello che ha detto contro quello che ha detto? Presidente, io confermo tutto quello che ho dichiarato l'altra volta. E non ho niente da aggiungere. Il signor Mannoia è padrone di dire tutto quello che vuole. Ormai può dire tutto quello che vuole. Senta, può rispondere a una domanda che la Corte intende farle? Quella domanda di sanatoria che è stata prodotta qualche giorno fa, a che cosa si riferisce? Signor Presidente, quando credo che sia stata presentata questa sanatoria io ero latitante, perciò non le saprei rispondere. Sì, però siccome fa riferimento a una... a un immobile e quasi dice dichiaro
sotto la mia personale responsabilità, che mio padre, Marchese Domenico, ha costruito un magazzino agricolo, sito in Palermo, foglio numero 115, particella 2. Cioè, foglio 115, particella 2. Particella 2, adibito per gli usi inerenti l'attività agricola e di allevamento del bestiame. Dichiaro che la suddetta opera è stata realizzata nel 1965. Mi può dare qualche delucidazione sul contenuto di questo atto? Siccome per la sanatoria c'è da pagare soldi, e allora uno cerca di dichiararle prima per farle entrare in sanatoria, signor Presidente, tutto qua sta. Cioè, era una falsa dichiarazione questa qua. Tutto là sta. Beh, questo per ora lo dice lui. Per poterle fare entrare in sanatoria, sì, e pagare di meno. Ma l'immobile che io qui leggo, fu costruito un magazzino agricolo, sito in Palermo, foglio numero 115, particella 2, è proprio quello di cui abbiamo anche parlato oggi? Sì, credo di sì. E ora lei perché dice, altri, non ce ne sono altri. E ora lei dice che questa era una falsa dichiarazione fatta a scopi, va bene, così, per pagare di meno. Sì. Per pagare di meno. E qui si parla di 1965, niente di meno, cioè 21 anni prima rispetto alla data della dichiarazione. Sì. Sì, va bene. Questo la Corte desiderava. Sì. Lo stallone che lei ha realizzato, secondo quello che lei ha detto, nel 1981, che superficie ha? Non lo so, un 200 metri, 220 metri, 230, non lo... Tra i 200 e i 230 metri quadri, sì. Va bene. Per quanto riguarda la Corte, come confronto, atteso che le parti ognuna ha insistito nelle proprie versioni, va bene, l'atto si potrebbe ritenere concluso. Nessuno di voi ha da dire altro, da fare delle reciproche, va bene, contestazioni? Ma questo lo possiamo chiedere a Marino Mannoia, quindi l'atto lo possiamo ritenere concluso. Vediamo, venga qui un attimo. Scusi, in relazione a quest'ultima domanda fatta a Marchese, desideravo sapere, in relazione alla dichiarazione falsa di sanatoria, è falsa anche l'indicazione della superficie della cubatura di questa costruzione? Allora, parla di 1000 metri cubi, 120 metri quadrati. No, ha detto poc'anzi che l'immobile è quello, va bene, quello. Solo che gli scopi della... Perché se siamo 20 per 15, per 3, mi pare che il discorso... E la cubatura non ce n'è anche. Signor Presidente, io le posso dire la misura precisa dello stallone quant'è. Perché 18 metri per 11 metri. Marino Mannoia, venga qui. Anche lei, perché... Dunque, può venire anche lei. Questa è una delle fotografie prese dall'alto. Lei ci è andato con l'elicottero. Andato con l'elicottero indicando al nucleo centrale della polizia, diciamo, dall'alto lo stallone. Noi dobbiamo andare a Villa Grazia, diciamo, per andare al parco, questo qua. Lo stallone dovrebbe essere... qua non capisco bene, la casa vecchia del padre dove... Lei dall'alto l'ha visto, quindi lei sì, dovrebbe... l'ho visto. Però non mi persuado bene, Presidente, potrebbe essere questo qua, ma non mi persuado bene così. Dunque, secondo lei, quello Io, comunque, segnato in questa posto, sì, foto con la lettera A, ma non è sicuro? Sì, me lo faccio vedere bene, Presidente. Detto questo, mi parrebbe, ma non sono sicuro. Mi parrebbe. Quello che nella fotoriproduzione dall'alto è segnata con la lettera A. Sì, ma dall'alto l'ho visto chiaramente, Presidente, con questa foto non è. Ci so andare perfettamente sul luogo in qualsiasi momento, anche in questo istante ci possiamo andare tranquillamente. Così non mi persuado bene, preso dall'alto, perché questa è recente, questa foto. Sì, questa che nel frattempo è... sono sorte molte ville che io non me le ricordavo, alcune di queste ville.
che da Mariano Marchese si ci va dalla strada per andare a Piana degli Albanesi. Si prende una stradella che poi è tutta in salita, c'è un cancello. Si arriva alla proprietà dove loro ci hanno le case, più la casa vecchia del padre. E a monte di questa casa vecchia del padre c'è questo stallone. Quindi tutte queste stradelle asfaltate così io non me le ricordo bene, Presidente. No, io ci posso andare adesso in questo momento. Presidente, comunque in questo momento, in questo momento la Corte può deliberare di andarci sul luogo. La prego di... Chiese Mario, silenzio. La prego di... E dunque, e allora, ripetiamo, questa è la fotoriproduzione dall'alto. Sì. Lei ritiene, ma non è sicuro, che l'immobile potrebbe essere quello qui segnato qui con la lettera, ma lei non ha le idee chiare. È molto cambiato qua. Mi faccia vedere più a monte, Presidente, dove c'è il dito lei. Potrebbe essere questo, però lo stallone era rettangolare. Dunque, insomma, davanti allo stallone c'era un piccolo spiazzo in cemento che veniva un po' a scivolo. Così, e lei lo identifica così, con non questo? È, mi scusi, Presidente, non è lo stesso da vederlo dall'alto, una fotografia scattata in questa maniera. Questa è di produzione dall'alto. Sì, ma vederlo dall'alto, dall'elicottero, è molto chiaro e visuale la zona e si capisce bene. Vedendolo qui sulla foto così, non mi persuado bene. Io, se volete, adesso, in questo istante, mi potrete smentire, posso portarvi sul luogo, sullo stallone. Vabbè, comunque, a fare vista una ricognizione sul luogo. Vista in questa fotoriproduzione, lei sarebbe più portato a ritenere che sia questo immobile segnato con la lettera A. Sì. Sarei portato. Vabbè, Presidente, io non riesco neanche a vedere dove è la casa vecchia del padre, così. Mi scusi. E veda allora se riconosce la casa vecchia del padre. Perché dalla casa vecchia del padre a monte lo stallone ci saranno un centinaio di metri. Ecco, così non mi persuado bene. E allora vediamo in questa qua. Vediamo in questa. Mi pare che sarebbe così. Vediamo un poco lei che cosa mi dice qua. Lo stallone dovrebbe essere questo. Questo qua. Dovrebbe essere questo qua. Allora, quello segniamolo con... Dovrebbe essere questo qua. Però ribadisco, Presidente, se è possibile andarci sul luogo, io vi porto nello stallone. Allora, esibita l'altra foto. Mi faccia vedere, foto. Questa è la strada che va per... Riproduzione dall'alto. Dai, mettiamo. No, questa è stilografica. Ah. Una ce l'hai una biro? Allora, lo stallone dovrebbe essere l'immobile che viene indicato con la lettera. Ma la prego, sempre ribadendo, che sono pronto a portarvi sul posto adesso. Comunque, per ora è quello che noi, va bene, raccogliamo. Va bene. Va bene. E possiamo chiudere queste qua. Va bene, possono ritornare. Procuratore generale, vorrei chiarire che la seconda fotografia esibita non dovrebbe portare lo stallone, almeno secondo le indicazioni. Al test è stata esibita nell'ordine di ora la seconda, va bene, per i luoghi. È stato invitato, va bene, si parlava delle case. Ma il teste ha detto chiaramente che voleva indicato la casa vecchia. E lui ha detto questo. Noi abbiamo chiesto della casa del marchese, del padre del marchese Mario. Non gli è stata fatta domanda di riconoscimento in questa foto dello stallone. È stata una dichiarazione spontanea. Sì. Dico. C'è la registrazione. No, però il teste chiedeva di avere la visione di una fotografia nella quale potesse localizzare la casa del padre di Mariano Marchese per poter poi localizzare lo stallone.
E questa era l'indicazione che chiedeva il teiste. Nel momento in cui non gli si dà questa indicazione, è chiaro che può essere tratto in inganno. Scusi Presidente, io comunque, sono pronto ad andare a fare un sopralluogo con la Corte. Comunque il teiste ha detto questo, la seconda foto gli è stata esibita solo per il fatto delle case del padre di Marchese Mario. La risposta è provenuta dal teiste, non è stata certamente la Corte a influenzare. Comunque, siccome la Corte ha lo stesso desiderio, la dichiarazione di Mariano Marchese, in quella foto non ci sarebbe lo stesso. Sì. E allora che cosa gli facciamo vedere? Siccome la Corte ha il desiderio. Ma non giochiamo, scusate, sugli equivoci. Io sono pronto ad andarci adesso a portarvi sullo stallone. Sì, va bene. E quindi se lo stallone non c'è nella fotografia, così mi potrei anche confondere. Io sì, sono pronto. Adesso la Corte ordina, può ordinare di andare sul posto e io vi porto nello stallone. Va bene. Va bene. Presidente, io avrei da fare una domanda. Comunque il confronto lo possiamo considerare concluso. Va bene? Quindi Marchese Mario può ritornare alla sua cella. Grazie. Lei vuole fare una domanda a Marino Mannoia? Sì. Va bene, Marchese Mario può tornare nella sua cella. Lui, la descrizione che ha fatto, facciamo allontanare prima il Marchese. No, vabbè, allontanare questa. Scusi Presidente, io voglio insistere. Vorrei andare sul posto, voglio andare sul posto a indicare lo stallone. Presidente, a indicare lo stallone. Silenzio, ho detto. Oh, dunque, e lei stia zitto per ora, l'avvocato deve fare delle domande. No, stavo dicendo questo, Presidente. Che avanti, avvocato Clemente. Sì. Perché venisse posta questa domanda, Presidente. Il signor Manoia ha dichiarato di essersi recato nello stallone nel 79-80. 80. 80, avvocato Clemente. Ho detto 79-80. 80. 80. E ha parlato delle mangiatoie di questo stallone, quindi è entrato dentro questo stallone, perché ha parlato delle mangiatoie. Certo che ci sono entrato. È chiaro. Quindi le mangiatoie sostanzialmente quanto sono? Io ho detto che c'erano delle mangiatoie. Vabbè, delle mangiatoie. Cioè, come sarebbero dislocate queste mangiatoie? Senta, avvocato Clemente, io non è che sono andato lì a girare una cinepresa a fare di. Vabbè, comunque se lo ricorda, dica come erano. Mi ricordo che c'erano alcuni pilastri che tenevano questa struttura lateralmente. E delle mangiatoie lateralmente. Sul lato destro o sul lato sinistro? È un corridoio. Per favore. A chi che fare? E allora va bene. C'è un corridoio. Dico, allora quante mangiatoie c'erano? Due mangiatoie. E come erano dislocate? L'ha detto, laterali. A destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Bene, queste mangiatoie poggiavano sul pavimento? Ecco, non ho sceso in particolare a osservare attentamente queste cose. Allora erano sollevate da terra? Non mi ricordo. Ha detto, avvocato, che non è in grado di ricordare questo particolare che lei dice. Ma è in grado di indicare però che c'erano delle mangiatoie. Quindi e ha detto due mangiatoie, avvocato. Due mangiatoie. Non è in grado di indicare però se queste mangiatoie erano sollevate da terra o poggiavano sul pavimento. Lo ha detto, non è in grado. Non è in grado. Non è in grado. Senta, Presidente, il pavimento dello stallone ce lo vuole descrivere? Come? Ricorda il pavimento dello stallone? Quando ci sono andato io. Il pavimento dello stallone, quando ci sono andato, era adibito al laboratorio. Quando ci sono andato, quando non c'era il laboratorio, c'era tutta paglia sparsa così nel terreno. Quindi non glielo so indicare com'era, se era incementato o no. No, non parlo com'era, se era incementato oppure se era fatto con mattoni o con ceramica. Vorrei sapere io il livello del pavimento com'era, se il pavimento presentava dislivelli o se era tutto piano. Era in condizione, oppure presentava dei dislivelli?
che senso di disdivenire? Se aveva, diciamo, era in discesa, se era invece si svolgeva in modo uniforme, ma se aveva qualche anomalia. Non mi ricordo bene, Presidente. Non lo ricorda bene. Si ricorda per caso se c'erano scalini all'interno dello stallone? Non mi ricordo bene. Non ricordo, Avvocato Clemente. Senta, per quanto riguarda il marino Mannoia, ha dichiarato in una precedente dichiarazione che dovendo effettuare della raffinazione di eroina si adoperarono a modificare la situazione. Acqua, lo dice lei. Vabbè, lui sa lei se lo stallone del Marchese era fornito di acqua. Io ho detto che per l'elettricità si servivano di un cavo volante. E per l'acqua? Per l'acqua non mi ricordo bene. Quindi forse se non prendo errore, quando ci sono andato, questo però all'83, credo che c'era un rubinetto. Nell'83? Sì, credo. Un rubinetto? Non credo di ricordare bene, sì. Questo però nell'83. In precedenza non mi ricordo bene, Presidente. Un rubinetto, dove era collocato questo rubinetto? Scusi, Presidente, qua si sta parlando dello stallone. Io insisto in una sola cosa. Io vi posso portare nello stallone i particolari di una descrizione. I particolari sono a stabilire se io mi sono recato o meno in questo stallone all'epoca. È giusto? Questo non sta a lei, va bene, lo stabilirlo. Lei ha risposto lei spontaneamente che c'era un rubinetto nell'83 e così è stato registrato. Sì. Si ricorda quante finestre c'erano? Gli ho detto che c'erano alcune finestre, ma non le ho contate. Quante? Alcune, o tre, quattro, non mi ricordo. Non le ho contate. O tre o quattro? Era molto areggiato. Non ricorda, non le ha contate. Le finestre erano di grosse dimensioni o di piccole dimensioni? Non mi ricordo, Avvocato, troppo particolare, non mi ricordo a distanza di tanti anni. Dottor Clemente. Basta, signor Presidente. Ha concluso? Sì. Va bene. Per quanto riguarda, poi potrei porre una domanda per quanto riguarda un'altra posizione così. Che domanda vuol porre? Volevo porre una domanda relativa alla posizione di Vernengo Pietro, se mi consente. Era quell'accertamento che la Corte aveva disposto sul periodo. Va bene, la porgo. Posso porla? Cioè, signor Mannoia, lei ha dichiarato che quando Sinagra Vincenzo fece le dichiarazioni relative all'omicidio Rugnetta, il Vernengo Pietro si sarebbe espresso nei suoi confronti nel senso di accreditare i contenuti delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo. È stato accertato da parte di questa Corte che in quel periodo non eravamo assieme. Non eravate assieme né nella cella né nelle celle, neanche nell'aula bunker. Nell'aula bunker. Io non l'ho mai detto che eravamo assieme nell'aula bunker e neanche nella cella. Allora ci potrebbe dire quando Vernengo le fece questa confidenza? Io con Vernengo Pietro ci siamo scambiate, tanto per cominciare, tante di quelle confidenze. A me interessa questa particolare confidenza. Questo fattore me l'ha detto sia prima durante la nostra carcerazione che lui aveva partecipato a questa cosa. Poi durante la nostra detenzione, che siamo stati detenuti sia alla sesta sezione e sia alla settima sezione, quindi siamo stati assieme. Adesso non mi ricordo il periodo preciso, ma mi ha detto questa situazione che l'Intellè stava dicendo, aveva detto la verità. Non è che il discorso è perché eravamo assieme. Assieme non ci siamo mai state né nella stanza né niente. Ad eccezione che andavamo all'area assieme durante il periodo di detenzione alla sesta e alla settima. Abbiamo anche cenato assieme e insieme a un Cavadduzzo, a suo frate Nino, un altro catanese, tutte queste cose. Quindi ci siamo stati in carcere assieme. Quindi il punto vulnerabile che volete trovare non l'ho capito ancora qual è. Quello che io non ero nell'aula bunker. Io non ero nell'aula bunker con Pietro Vernengo e neanche nella cella con Pietro Vernengo, non ci sono stato mai in stato di detenzione nella stessa cella. Ma siamo stati a mangiare, al passeggio, ci vedevamo per lunghi periodi. Cioè a passeggio insieme? Sì, eravamo nella stessa sezione. Quindi quando? Prima che parlasse Sinagra o dopo? Dopo. Credo un po', o fosse un po' prima di finire il processo o successivamente dopo.
Quindi adesso a passeggio andavate insieme. Potete fare accertamente, qua non ci vuole niente, al carcere, per stabilire Pietro Vernengo dove è stato detenuto e io dove sono stato detenuto, in quale sezione, in quale anno, in quale periodo. Io non ho specificato mai il periodo. Sì, io vorrei ritornare nuovamente sulla Presidente, cioè cerchiamo di fare chiarezza, perché qua si tratta di accertare un particolare che se si può accertare lo accertiamo, altrimenti l'ordinanza stessa... Comunque, lei ha visto la risposta, Sinagra ha fatto queste dichiarazioni. La risposta. Sinagra, dico, ha fatto quelle dichiarazioni, lui avrebbe avuto un cenno... Oh, perché il discorso posto così, mi scusi Avvocato, il discorso posto così appare come se Pietro Vernengo, durante il dibattimento, durante l'udienza che sta testimoniando il Tellì, è come se stesse insieme con me e mi dicesse sta dicendo la verità. No, è in tutt'altra veste la situazione. È una confidenza fatta, a prostume. Ma questa confidenza... È confidenza fatta durante la mia latitanza, ma non solo di queste. Lui sa le mie confidenze, io so le sue. Lui sa i miei crimini e io so i suoi crimini. Restiamo per ora al fatto della carcere. Confidenza fatta durante la sua latitanza. E dell'ora e del passeggio. Prima Mannoia, era stata fatta Marino durante Mannoia. La latitanza. Risponda. Non nel senso che stava dicendo il vero, nel senso che era coinvolto. Poi durante il carcere, che sto coinvolto, che ho la verità risse. Dunque, allora restiamo al carcere. Quindi lei ha detto che durante il passeggio... Sì. È avvenuto più volte questo fatto del passeggio sì, in, Presidente. In comune? Sono, basta chiedere al carcere i periodi di detenzione in cui siamo stati rinchiusi nella stessa sezione con Pietro Vernengo. Quindi con passeggio in comune? Sì. Oh, e quell'episodio del pranzo nella stessa cella com'è andato? Era una festività che non mi ricordo adesso. Sì, sì. Adesso non mi ricordo che festività era. Abbiamo pranzato assieme io, lui, Pippo Vernengo suo cugino, Nino Vernengo suo fratello dottore, Cosimo Vernengo, Franco Urso, Pippo Cavarduzzo. Questo lei l'aveva detto poc'anzi, io l'avevo chiesto come è avvenuto questo fatto del pranzo. Non mi ricordo la ricorrenza, una festività. Comunque era una festività. Ecco, ritornando a quel discorso. Ed era ammesso che si potesse mangiare insieme. Quel discorso che stava accennando il consigliere Allatere, ci sono cose purtroppo che nel carcere a volte non rimangono scritte. Come il discorso, per esempio, dell'avvocato Chiaracani. Nessuno verrà mai a dire che è potuto avvenire questo momento di stare a parlare nel carcere di Trane, perché la struttura era tutta particolare, ma io le posso spiegare anche quello di Chiaracane come è avvenuto. E lo spieghi. Io sono venuto qua per chiarire, signor Presidente, questi punti che la signora spieghi questo dell'imputato Presidente, al no, quale lei ora si... di Marino Mannoia stamattina è delegata soltanto al confronto. Non dobbiamo dargli a lui la possibilità scusi, avvocato di chiarire. Se lei non deve rispondere. Avvocato Fileccia, la domanda la pongo io. Marino Mannoia, lui va a ruota libera, Presidente. È imputato. Volevo concludere io quella domanda, Presidente. Sì, abbiamo letto. Ma nessuno gli ha fatto le domande, Presidente. Presidente, mi scusi. Io l'ho fatto, avvocato. Presidente, mi scusi. L'altro giorno abbiamo letto quelle dichiarazioni che sono pervenute dalla... E io ho posto ora la domanda, dato che aveva fatto un riferimento, sia pure, va bene, ho la curiosità di sapere come è potuto avvenire questo colloquio. Presidente, dal momento... la Corte ha acquisito una documentazione proveniente dalla casa circondariale di Trane, punto e basta. E la valuteremo perché? Come valuteremo quello che ha detto prima il Marino Mannoia. In questo lei non può, mi pare, dire Presidente, nulla. Quel documento innegabilmente è a quel contenuto e sarà valutato nella sua giusta dimensione e per il valore che ha. Mi scusi, Presidente, mi scusi. Io ho letto in un quotidiano che la Corte mi aveva citato a me per chiarire tre punti. Va bene, superato questo discorso. Allora, lei ha chiarito, Presidente, lei ha chiarito. Presidente, io sono sceso, gentilmente, per chiarire tre punti. Per ora questo superato vuol riprendere quell'argomento che ha detto, che è un punto semplicissimo. Sì. Com'era possibile sì. che ci potesse essere questo contatto, va bene, sì. con l'avvocato Chiaracane, una volta, due volte, dieci volte, mille volte, quello che sia, in presenza di strutture carcerarie sì. che non dovrebbero consentire questo contatto. In effetti non dovrebbero consentire e non è consentito. Il carcere di Trani, noi eravamo rinchiusi alla sezione blu,
di massima sorveglianza. Le aree di passeggio erano tutte in fila, tipo con le reti metalliche, tipo le gabbie dei giardini dello zoo. C'era un lungo cortile e noi andavamo in queste aree. Queste aree venivano alternate di volta in volta a turni per dire questo piano va nella prima area, l'altro piano va nella seconda area. Venivano spesso alternate. Si poteva fare la socialità, nel senso che Giovanni Bontate, che era nella stanza con Chiaracane, per avere il piacere di stare in contatto con quelli della sua famiglia, veniva a volte a socializzare nell'area con me, Pietro Lo Iacono, poi c'era anche Filippo Nania in quell'occasione. Ecco, a volte a noi ci poteva aspettare o la prima area o l'ultima area, dipende, le alternavano. Mi ricordo che in quell'episodio a Chiaracane gli è aspettata l'ultima area, mentre io, Giovanni Bontate, Pietro Lo Iacono e Filippo Nania eravamo nell'area un po' prima. Si parlava in quel periodo dell'idea dell'avvocato Chiaracane di volere fare una reclusazione ai giudici del pol dell'istruzione, dei giudici dell'ufficio istruzione, del pol ufficio istruzione, e si commentava tra di noi questa situazione, poiché il promotore era l'avvocato Chiaracane di questa situazione. Quando Chiaracane si trovò a uscire, perché era impossibile non incontrarci, però da premettere che noi ci tiravamo anche secchi d'acqua, perché si doveva passare da queste cortile, attraversare tutte queste aree che erano tutte a rete, e in certe aree dove c'era Mariana Gate, Luca Bagarella e cose, ci divertivamo, si divertivano a fare con secchi d'acqua, a buttarci all'addosso, tanto che anche le guardie a volte venivano bagnate. E una volta il direttore Greco, dottor Greco, ha messo un manifesto per dire: ragazzi, finita, altrimenti devo fare sezione disciplinare. Lasciamo stare questo discorso. Quando l'avvocato Chiaracane è uscito dalla sua area, dal suo passeggio per fare il ritorno in sezione, è stato chiamato da Giovanni Bontate e si è avvicinato a noi nella rete per questo discorso che noi eravamo contro, dicendo: Franco, tu conosci l'avvocato Chiaracane? Io ho detto: no, la stessa cosa, a voce. Questo è il discorso, punto e basta. Non ho niente da inventare, niente da infilare con l'ago, questo e quell'altro. È venuto in questa maniera, però le relazioni del calcio sono in quella maniera. Come per esempio, se diciamo, posso fare altri paragoni, se non mi ho consentito io ho finito. Che paragone? Se non so paragone di carcere, perché i carceri quando si richiedono qualcosa dicono: no, è impossibile. Per esempio qua nel Natale dell'82 è entrato il camion della Zagarelle, per dire, con tutto il mangiare. Nel Capodanno dell'83 è entrato il camion dalla Cuccagna al ristorante della Cuccagna. Ma tutto questo non è scritto, Presidente, non può essere mai riscontrato. Oppure come gli incontri dalla sala avvocati, l'avvocato Chiaracane. Io anzi mi sono limitato a questo perché ricordavo di averlo avuto presentato, ma poiché non mi ricordo bene come, perché poi andiamo a riscontrare chi gliel'ha presentato o meno, quando hanno arrestato i fratelli Sinacra, e è venuto lui a dire l'ordine tramite Filippo Marchese di farli trovare legati e nudi alla quarta sezione dell'infermeria. Va bene. Non ho altro da aggiungere. Signor Presidente, lui può dire tutto quello che vuole, è smentito dalla documentazione che proviene da un funzionario dello Stato. Va bene. E gli può dire tutto quello che vuole. E la Corte evidentemente avrà il dovere di valutare quella documentazione a cui lei si riferisce. Va bene, io credo. No, io vorrei finire quella domanda, Presidente. Avvocato Clemente. Sì. Allora dicevamo, Presidente, che questo colloquio sarebbe avvenuto durante il passeggio tra il signor Mannoia. Abbiamo organizzato anche un piano di fuga con Piaggio Vernengo dal carcere qua. Non risponda se io non le do il scusi. Avvocato Clemente, mi vuol dire nell'interesse di chi parla? Di Vernengo Pietro. Va bene, è questo per ricordarlo alla mia memoria. Ora vuol fare la domanda. Sì, la domanda è sempre quella, Presidente. Volevo io cercare se si poteva focalizzare il periodo. Il signor Mannoia così dichiarò al pubblico ministero: circa l'omicidio Rugnetta posso dire che la versione dei fatti fornita al Sinacra risponde al vero. Commentando con Pietro Vernengo le modalità dell'omicidio riferite al Sinacra, ho appreso da lui che corrispondevano integralmente al vero. Quindi lui ha commentato con Pietro Vernengo queste dichiarazioni del Sinacra. Abbiamo sentito poco fa dal signor Mannoia che questo commento probabilmente si sarebbe verificato, sarebbe avvenuto durante il passaggio, durante l'ora di passeggio.
Io desidero sapere, e desidero che venga posta la seguente domanda, e cioè se questo commento, quando venne fatto, se venne fatto immediatamente o immediatamente dopo alle dichiarazioni che Sinagra fece alla Corte d'Assise di primo grado. Non mi pare che abbia risposto. Ha già risposto su questo punto. E allora non avrebbe difficoltà a rispondere, tanto per sentirlo. L'ha già detto, possiamo ascoltare, va bene, la registrazione se vuole, va bene. Ma io non, mi può dire allora, Presidente, quale risposta ha dato all'imputato? Lo vedrà dalla registrazione, perché la dichiarazione dell'imputato, il confronto, sono tutti registrati, va bene, avvocato Clemente, si ha da fare delle domande che non sono state fatte, va bene, me le dica, e se la domanda mi pare che sia pertinente. Io intendevo sapere in quale periodo, se durante le dichiarazioni o dopo tanto tempo, il Vernengo gli avrebbe fatto questa confidenza. Senta, mi faccia, non vuole rispondere appena a questa, durante perché così durante le dichiarazioni non esiste, perché non eravamo né nella stessa cella né nella hola bunker. Ma ha detto che eravate al passeggio. Lui però era alla settima, io ero alla sesta. Non esiste. È stato al passeggio. Questo è stato dopo, e io ho precisato anche che ho saputo da lui durante la latitanza che aveva partecipato a questo omicidio. Ma questo non mi interessa a me, l'aspetto della latitanza. E che cosa le interessa a lei, avvocato? Interessa quello che io ho dichiarato, che ero nella stessa stanza con Pietro Vernengo, no, e nella bunker, no, nel periodo del... Per favore, non è un colloquio tra di voi. A me il discorso... E diavolo, mi devo esprimere quante volte. La latitanza non mi interessa, perché la domanda non è stata fatta sulla latitanza. Oh, la domanda, avvocato, la domanda precisa è stata posta poc'anzi, l'imputato ha risposto. Se ha altre domande le faccia. Presidente, lei ma non ci tormenti col ritornare lei sulle cose proposte. La signoria vostra la domanda l'ha riproposta, ma il signor Mannoia non ha risposto. Io non e va bene, ma aveva già risposto. Senta, per favore, vuol dire è stato dopo o è stato prima questo? Dopo. Dopo, quanto lo ha detto, è la terza volta che lo dice. Quanto tempo dopo, Presidente, ho chiuso? Quanto tempo dopo? Quanto tempo dopo? Durante la detenzione, non mi ricordo. Durante la detenzione. Oh, Eddie, ma come si fa così, va bene? Non si può reggere, va bene, a un ritmo di questa fatta. Ma ci mettiamo in ordine, ci mettiamo allora. Dunque, va bene, ci sono altre domande? Non so. Caruso, numero 14, nell'interesse di chi, avvocato? Tutti i miei assistiti, Presidente. Va bene. Io vorrei approfittare della presenza preziosa dell'imputato per formulare qualche domanda col consenso della Corte. La prima domanda, signori, attiene ai tempi di lavorazione o di trasformazione della morfina base in eroina. Vorrei che si chiedesse all'imputato, che ha assunto di essere un chimico esperto nella raffinazione di questo prodotto, quanto tempo impiegava mediamente e in rapporto ai metodi e alle apparecchiature utilizzate dallo stesso Marino Mannoia per trasformare, poniamo, un chilo di morfina base in eroina? Beh, ha sentito? Risponda. Senta, Presidente, io vorrei precisare una cosa. Io sono venuto qua perché la signoria vostra mi ha chiesto di venire e sono venuto con... Ma io non le ho detto che lei è imputato. Io sono, e ha il diritto di rispondere o di rispondere. Io l'ho invitata a rispondere, sì. Lei faccia le sue scelte. Scusi, Presidente, io sono venuto la prima volta e credevo di aver esaurito le mie risposte, perché ho detto se occorreva ancora la mia presenza. Ho sentito che c'era bisogno di chiarire questi punti, di fare un confronto, e sono venuto. Io ho detto tutto quello che c'era da dire nella mia precedente Sì, d'accordo. Ora, lei ha sentito una domanda? No, Presidente, non voglio chiarire più niente. Mi riallaccio tutto quello che ha detto. Non vuole rispondere. Non voglio chiarire più niente. Non vuole rispondere alla domanda.